poveri e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito imperterriti, pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Io vorrei chiedere insieme a te, Gesù ha detto se due di voi si mettono d'accordo, noi ci mettiamo d'accordo io e te, ma insieme a noi ci sono milioni di persone che desiderano la stessa cosa. Chiediamo veramente al Signore non solamente la forza per impegnarci sempre di più nella difesa del creato, perché poi creato sano vuol dire persona sana e noi dobbiamo amare le persone. Per amare le persone non si può non amare il creato. Papa Apostolico, Papa Francesco si è appena affacciato, ascoltiamo le sue parole. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo di questa domenica è tratto dal quarto discorso di Gesù nel racconto di Matteo, conosciuto come discorso comunitario o discorso ecclesiale. Il brano odierno parla della correzione fraterna e ci invita a riflettere sulla duplice dimensione dell'esistenza cristiana, quella comunitaria che esige la tutela della comunione, cioè dell'unità della Chiesa, e quella personale che impone attenzione e rispetto per ogni coscienza individuale. Per correggere il fratello che ha sbagliato, Gesù suggerisce una pedagogia del recupero. E sempre la pedagogia di Gesù è pedagogia del recupero. Lui sempre cerca di recuperare, di salvare. E questa pedagogia del recupero è articolata in tre passaggi. In primo luogo dice, ammoniscilo al fratello che ha sbagliato. Ammoniscilo fra te e lui solo. Cioè non mettere in piazza il suo peccato. Si tratta di andare dal fratello con discrezione, non per giudicarlo, ma per aiutarlo a rendersi conto di quello che ha fatto. Quante volte noi abbiamo avuto questa esperienza che qualcuno viene e ci dice «Ma senti, tu in questo hai sbagliato, tu dovresti cambiare un po' in questo». Forse all'inizio ci arrabbiamo, ma poi ringraziamo perché è un gesto di fratellanza, di comunione, di aiuto, di recupero. E non è facile mettere in pratica questo insegnamento di Gesù per diverse ragioni. C'è il timore che il fratello o la sorella reagisca male, a volte manca la confidenza sufficiente con lui o con lei e altri motivi. Ma le volte che noi abbiamo fatto questo, abbiamo sentito che era proprio la strada del Signore. Tuttavia, può avvenire che, malgrado le mie buone intenzioni, anche le buone intenzioni di lui o di lei, il primo intervento fallisca. In questo caso, è bene non desistere. Anche si arrangi, me ne lavo le mani. No, questo non è cristiano. Non desistere, ma ricorrere all'appoggio di qualche altro fratello o sorella. Gesù dice, se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Questo è un precetto della legge mosaica.
sebbene possa sembrare contro l'accusato, in realtà serviva a tutelarlo dai falsi accusatori. Ma Gesù va oltre. I due testimoni sono richiesti non per accusare e giudicare, ma per aiutare. Ma mettiamoci d'accordo, tu e io, andiamo a parlarle a questo, a questa, che sta sbagliando, e sta facendo una figuraccia. Ma andiamo da fratelli a parlarli. Questo è l'atteggiamento del recupero che Gesù vuole di noi. Gesù infatti mette in conto che possa fallire anche questo approccio, il secondo approccio con i due testimoni, diversamente dalla legge mosaica, per la quale la testimonianza dei due o tre era sufficientemente per condannare. In effetti, anche l'amore di due o tre fratelli può essere insufficiente, perché quello o quella sono testardi. Aggiunge Gesù, dillo alla comunità, cioè alla Chiesa. In alcune situazioni tutta la comunità viene coinvolta. Ci sono cose che non possono lasciare indifferenti gli altri fratelli. Occorre un amore più grande per recuperare il fratello. Ma a volte anche questo può non bastare. E dice Gesù, se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Questa espressione, in apparenza così sprezzante, in realtà invita a rimettere il fratello nelle mani di Dio. Solo il Padre potrà mostrare un amore più grande di quello che tutti i fratelli messi insieme. Questo insegnamento di Gesù ci aiuta tanto, perché pensiamo un esempio: quando noi vediamo uno sbaglio, un difetto, una scivolata in tal fratello o tale sorella, dal solito la prima cosa che facciamo è andare a raccontare agli altri, a chiacchierare. E le chiacchiere chiudono il cuore alla comunità, chiudono l'unità della Chiesa. Il grande chiacchierone è il diavolo, che sempre va dicendo le cose brutte delle altre, perché lui è il bugiardo che cerca di disunire la Chiesa, di allontanare i fratelli e non fare comunità. Per favore, fratelli e sorelle, facciamo un sforzo per non chiacchierare. Il chiacchiericcio è una peste più brutta del Covid, più brutta. Facciamo uno sforzo. Niente chiacchiere. E l'amore di Gesù, che ha accolto pubblicani e pagani, scandalizzando i ben pensanti dell'epoca. Non si tratta perciò di una condanna senza appello, ma di un riconoscimento che a volte i nostri tentativi umani possono fallire e che solo il trovarsi davanti a Dio può mettere il fratello di fronte alla propria coscienza e alla responsabilità dei suoi atti. Se la cosa non va, silenzio e preghiera per il fratello e per la sorella che sbagliano, ma mai chiacchiericcio. La Vergine Maria ci aiuti a fare della correzione fraterna una sana abitudine, affinché nelle nostre comunità si possano instaurare sempre nuove relazioni fraterne fondate sul perdono reciproco e soprattutto sulla forza invincibile
della misericordia di Dio. Angelus Domini, Siavet Maria. E concedi lo Spirito Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Grazie a Tu, anche sumo Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi fili Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.